sei giunto al termine di questa strada di percorso. Bacon, devi sconfiggere il demone dell'abisso per liberare il resto. Siamo arrivati alla foresta sempreverde. È un posto pericoloso, pieno di alti dirupi e impetuose rapide. Fai moltissima attenzione. Tac, sei sveglio? Scusa per le punture di pulce, ma... non importa. Andiamo. Se c'è una cosa che ho imparato in tutti questi anni da sciamano è che bisogna tenere d'occhio le piume. Oh, my God.
guarda lì. Forse questo tipo spigoloso può aiutarci. Sconfiggiamo quei legnosi e liberiamolo. Oh no! Uno sciamano legnoso! Possono essere molto pericolosi! Fai attenzione! Eccellente, Tak! I tuoi poteri di sciamano stanno crescendo. Ora puoi migliorare gli attacchi utilizzando Juju e fare danni enormi. Tieni premuto il tasto L1 durante l'attacco o i lanci per spazzare via i nemici. Un cinghiale! Proteggono il territorio e sono abili nel fango! I cinghiali puzzano. Forse dovremmo puzzare anche noi. Thank you.
Sono in grado di sollevare i compagni sconfitti. Dovresti eliminarli tu per primo. Stai attento! Hai ottenuto altri poteri sciamanici. Salta giù e colpisci i nemici con un attacco aereo Juju. Tieni premuto il tasto L1. Quindi fai un doppio salto premendo due volte il tasto X. Al culmine del salto, premi il tasto quadrato. Piomberai dall'alto e colpirai tutti i nemici intorno a te.
Dobbiamo attraversare quel ponte. È meglio aspettare che i legnosi si allontanino. Fermi dove siete! Dove andate? Non mi scapperete facilmente, legnosi! Ora che il vostro unico mezzo di fuga è stato distrutto, non avete altra scelta che affrontare il grande guerriero Locke! No! Ehi! Calma, ragazzi! No! No! Andateci piano! Aia! Locke si riprenderà, ma come faremo a superare quell'abisso? Chiederemo aiuto a un Juju. Rimbalziamo da sopra un orso, possiamo arrivare ancora più in alto! Thank you.
Ehi, sei già qua! Non dovevi aspettare che piazzassi il tiki! Sapevo perfettamente che l'avresti messo. Io leggo la mente e prevedo il futuro. Ah, quindi sai che ti chiederò? In che modo posso superare l'abisso? Sì, lo so. Sento che ci sarà un altro ponte. Grande! Nel giro di 10 anni e mezzo. Cosa? Ma sarà troppo tardi. Non mi servirà più. Lo so, sei triste. No, non sono triste. Devo Hai solo... Hai paura del buio. Ecco, no. Ti senti solo, ti senti un ragazzino abbandonato. Ti sbagli. Ed è per questo che piangi sempre. Cosa? E soprattutto, ti manca la tua mamma. No, per 1000 eserciti di Juju, quello spirito legge nella mia mente. Oh, sì, giusto, mi riferivo a te. Tu invece vuoi attraversare l'abisso. Nella foresta vicina ci sono 3 strane pietre magiche, hai capito? Portamele qui e ti mostrerò come utilizzarle. Non tornare finché non le avrai trovate tutte. Dimmi qualcos'altro, grande Juju. Innanzitutto ti devo dire che non posso sopportare ciò che hai fatto al tuo cucciolo. Hey!
Locke, restituisci a Tuck tutte le cose che hai preso in prestito. Che vuoi dire? Quali cose? E chiedi scusa alle ragazze che hai preso in giro. Sta scherzando. Non è stato facile, ma ho trovato le tre pietre che volevi. Eccellente, dammele presto. Ecco fatto, è una cosa che ho inventato durante il turno di notte. E che me ne faccio di questa roba? Sento che vorrai sapere da me come usare queste pietre. Posso tirarle contro qualcosa? Puoi tirarle contro qualcosa. Scommetto che con un buon bersaglio posso usarle per attraversare l'abisso. Usa queste bolas magiche per agganciare un buon bersaglio e attraversare l'abisso. Va bene, penso che funzionerà. Non c'è di che, Tuck. Grazie, grande Juju. Sette, otto, nove, dieci. Ah, scommetto che ora non sapresti dire cosa penso. Tu stai pensando? Perché sto facendo il salto con l'asta se non l'ho mai fatto prima? Cosa stai pensando? Ci si impiega tanto ad arrivare in fondo.
Stai procedendo bene, Tuck. La principessa ti aspetta, ma devi imparare ancora molto prima di affrontare il guardiano. Vedo che ora hai una nuova bola. Eccellente, tornerà utile. Dopo aver selezionato le bolas, puoi lanciarle per legare i nemici e immobilizzarli temporaneamente. Per legare i nemici con le bolas, premi il tasto quadrato. Utilizza le bolas per distruggere gli scudi di queste sagome. Utilizzare le bolas come agganci per attirare a te i nemici, oppure in certi casi tirare te stesso verso di loro. Premi il tasto triangolo per agganciarti a un oggetto con le bolas. Arrampicati su questo grosso blocco. Ricorda che i rovi da incubo rappresentano l'influenza del guardiano dei sogni. Distruggili per poter continuare. La faccenda si complica, ma sono sicuro che ce la farai, Tuck. Sconfiggi queste creature da incubo e fa vedere chi sei!
mio dito dalla coda di Rospo, lo fa per uscire subito! Questa creatura da incubo si chiama Coda di Rospo. Si annida nei campi di Sarvana cercando di attirarti a lei. Devi abbatterla da lontano con un lancio giù. Thank you.
campo di sfere mana. Puoi usare un braccio potenziato Juju per costringere la nave di Rosmo a uscire. Al nostro prossimo incontro sarai pronto ad assaltare la torre di Luna. Sei stato inghiottito dalla coda di Rosmo, lotta per uscire subito. Questa creatura incubo si chiama Coda di Rosmo. Si annida nei campi di sfere mana cercando di attirarti a me. E mi abbatterà da lontano con un lancio di una. Sei stato inghiottito dalla coda di Rosmo, lotta per uscire subito. Questa creatura incubo si chiama Coda di Rosmo. Si annida nei campi di sfere mana cercando di attirarti a me. E mi abbatterà da lontano con un lancio di una. Sei stato inghiottito dalla coda di Rosmo, lotta per uscire subito. Questa creatura che incubo si chiama Coda di Rosmo. Si annida nei campi di sfere cercando di attirarti a me. E mi abbatterla da lontano con un lancio giù. Thank you.
Dove mi trovo? Sei nella prigione dei legnosi. Qui sotto tengono i loro prigionieri prima del grande evento. Il grande evento? E cos'è? Lo scoprirai presto, Tac. C'è un modo per uscire da qui? Può darsi. Se indovini cosa c'è in quella scatola, ti darò la chiave dell'ascensore. Wow, va bene. Quanti tentativi posso fare? 3? Tutti quelli che vuoi. Io ho un sacco di tempo a disposizione. E qui mi annoio. Comincia pure. Grande! Per caso c'è un capo d'abbigliamento? No. C'è del cibo? No. Allora magari un libro? No. È proprio difficile. Beh, comunque indovinerò. È una capra? No. Un piccolo agnello? No. Oh, una preziosa collana d'oro sacra alla Giugiu della Luna? No. Oh, forse... Aspetta, ho capito. Dentro la scatola c'è un'altra scatola, ho indovinato. No. Ci sono. Non c'è un bel niente nella scatola. È così, vero? Niente! Ah, ma certo, hai barato, amico! Tu vuoi imbrogliarmi? No. Sì, è un trucco, non c'è nulla là dentro, ammettilo. No. Provamelo. Ti sembra che io sia un nullo? Non mi avresti mai dato la risposta giusta. E invece sì, difatti stavo proprio per dirti, forse c'è Locke. No. Sì. No e no. Sì, all'infinito. Sembra che ci siano dei legnosi nelle vicinanze. Shh, Tac, non fare rumori mentre valuto la situazione. Attendi un mio ordine. Dunque, qual è l'ordine, Locke? Ti ordino di... aiutarmi! Forza, Locke, dobbiamo combattere per uscire fianco a fianco! Vai, Tac! Lotta contro questi tipaci!